Abbiamo parlato quindi fino ad ora delle equazioni cinetiche. Abbiamo visto come per una reazione A che dà B più C potevamo avere una legge cinetica che è V uguale a K per A e che questa valeva per ogni punto della re per pure ogni punto della nostra reazione, per ogni intervallo di tempo. E abbiamo visto una seconda legge in cui una seconda reazione in cui D si scomponeva in E più F e avevamo una equazione cinetica che era praticamente V uguale a K per D elevato al quadrato. Quindi due equazioni cinetiche diverse per due reazioni diverse. La prima cosa che c'è da notare in queste due equazioni cinetiche è che il coefficiente al quale è elevata la concentrazione del reagente non dipende dai coefficienti stoichiometrici della reazione. Infatti, qui è puramente casuale il fatto che uno sia anche il coefficiente di A e qui è evidente come il 2 non è assolutamente il coefficiente di D. I valori, le potenze alle quali sono elevate le concentrazioni dei reagenti vengono anche dette ordini di reazione, per cui in questo caso abbiamo un ordine di reazione che è praticamente 1, in questo caso abbiamo un ordine di reazione che è 2, quindi abbiamo una legge cinetica di primo ordine. Abbiamo una legge cinetica di secondo ordine. Quindi due casi diversi. Pertanto possiamo andare a generalizzare. Ad esempio, se abbiamo una reazione A più B con due coefficienti stoichiometrici diversi, che sono A piccolo e B piccolo, che dà un certo tipo di prodotti. La equazione cinetica può essere espressa come appunto la velocità espressa in molarità sul secondo, oppure abbiamo detto su giorni o su mesi, eccetera, sarà uguale alla K, che abbiamo detto essere una costante cinetica che dipende dalla tipologia di reazione e dipende dalla temperatura, quindi costante cinetica, moltiplicato per la concentrazione di A elevato a n, che è un coefficiente, per B, che è l'altro reagente, elevato a m, è un altro coefficiente. Quindi i coefficienti n ed m ci vanno ad indicare l'ordine di reazione. Possiamo avere l'ordine di reazione rispetto ad A, che appunto sarà dato da n, e l'ordine di reazione rispetto a B, che sarà dato da m. L'ordine totale della reazione sarà dato da n più m. Andiamo quindi a fare un esempio pratico. Abbiamo questa reazione, ci concentriamo esclusivamente sui reagenti perché il prodotto non ci interessa. Vediamo come possiamo andare a scrivere che la velocità sarà uguale a K per la concentrazione di Mg elevato ad n per la concentrazione di HCl elevato ad m. Questi due coefficienti, che abbiamo detto ci forniscono l'ordine di reazione, possono essere rilevati esclusivamente in maniera sperimentale, cioè non possono essere desunti dai coefficienti stoichiometrici della reazione, così come abbiamo detto, abbiamo visto in questi casi. Quindi sono due coefficienti che possono essere rilevati esclusivamente in maniera sperimentale. E qui possiamo vedere un esempio più pratico per la seguente reazione, quindi NH4 più NO2 meno che dà N2 più H2O. Vediamo come la concentrazione iniziale di NH4 più
è 0,1 molare, la concentrazione di NO2 è 0,05 molare, la velocità iniziale è praticamente pari a 1,35 per 10 alla meno 7. Quindi noi vogliamo andare a calcolare il coefficiente N e il coefficiente M. Nel secondo esperimento abbiamo la stessa concentrazione di NH4+, ma abbiamo raddoppiato la concentrazione di NO2-, e vediamo che la velocità, abbiamo calcolato questa velocità, ottenuto questa velocità iniziale. E successivamente il terzo caso è quello in cui NH4+ è pari a 0,2 molare e la concentrazione di NO2- è 0,01 molare. La velocità 5,4 per 10 alla meno 7. Per cui questi sono tutti valori sperimentali. Cioè abbiamo tre ambienti diversi di reazione, quindi tre, diciamo così, Becher di reazione, e andiamo a vedere che cosa succede. Abbiamo tre Becher di reazione, abbiamo effettuato delle rilevazioni e andiamo quindi a calcolare in questo caso l'N e l'M di questa reazione. Innanzitutto andiamo quindi a scrivere V uguale a K per NH4 più elevato a N per NO2 meno elevato ad M, per avere la mia equazione, per avere il mio ordine di reazione, per conoscere l'ordine di reazione, per avere un'equazione cinetica completa, devo conoscere il valore di N e di M, che vado quindi a calcolare. Vado pertanto inizialmente a riferirmi a questi due esperimenti, quindi al caso 2 e al caso 3. A questo punto vado a calcolare il rapporto che c'è tra V3 su V2. Allora, vado subito a sostituire. V3 sarà uguale a K per 0,2 elevato a n, quindi altro non ho fatto che andare a sostituire NH4 più con la sua concentrazione molare per 0,01, sempre elevato a m, che sono le nostre incognite, fratto k per 0,1 elevato a n per 0,01 elevato a m. Vediamo subito come in questa equazione possiamo semplificare questi due valori, perché sono uguali. Possiamo andare a semplificare i miei valori di k, perché sono anch'essi gli stessi. Resta praticamente questa equazione, ossia 5 5,4 per 10 alla meno 7 fratto 2,7 per 10 alla meno 7 sarà uguale a 0,2 fratto 0,1 elevato ad n. Quindi avremo 2 sarà uguale a 2 elevato a n, quindi n sarà uguale a 1. Siamo riusciti a ottenere il valore di n, quindi l'ordine di reazione rispetto ad NH4+. Andiamo avanti, andiamo a vedere che cosa succede invece andando a rapportare V2 fratto V1. E quindi andiamo a calcolare m, il coefficiente di reazione M, ossia vediamo V2 fratto V1, quindi avremo K per 0,1 elevato sempre alla N
0,01 elevato a m fratto k per 0,1 elevato a n per 0,005 elevato a m. Andiamo subito a semplificare i termini simili, pertanto avremo che 2,7 per 10 alla meno 7 fratto 1,35 per 10 alla meno 7 sarà uguale a 0,01 elevato sempre alla m fratto 0,005 elevato alla m. Quindi avremo che 2 è uguale a 2 alla m. Anche l'ordine di reazione di m sarà pari a 1. Siamo arrivati quindi alla conclusione che la mia equazione cinetica di questa reazione sarà proprio V uguale a K per NH4 più per NO2 meno. Quindi l'ordine totale di reazione è pari a 2 perché i coefficienti sono 1 e 1. L'ordine di reazione rispetto a NH4 più è di primo, così come rispetto a NO2 meno. Occuperemo soprattutto di reazioni di primo e di secondo ordine, anche se possono esistere anche reazioni con ordini di reazione pari a zero. In questo caso avremo che la velocità sarà uguale alla concentrazione del reagente elevato a zero. Ossia può succedere soprattutto nei casi, soltanto nei casi in cui la sostanza si va a decomporre con velocità costante fino alla scomparsa, per cui fino alla fine della reazione riusciremo ad avere una velocità sempre costante. E proprio appunto in questo caso la reazione si va a definire, scusate, mancava la K, si va a definire come una reazione di ordine zero. Vi faccio di nuovo presente che non si può prevedere l'ordine della reazione, ma è necessario effettuare delle misure sperimentali, proprio come abbiamo fatto in questo caso. Quindi la legge cinetica, l'equazione cinetica si determina solo sperimentalmente e non si può ipotizzare sulla base della stechiometria della reazione. Quindi dobbiamo dire che ad esempio A è diverso da N, quindi il coefficiente A è sempre diverso da N, così come B è diverso da M.